cosa. Minchia. Sì, ma che cavolo è? Cioè, quello che io vorrei capire. Non lo so. Ma la faccia strana, so. La faccia brutta. C'è qualcosa di strano, Paolo. Sì, ma fa un brodo. Io non capisco. No, neanch'io non capisco. C'entra qualcosa con questo album? Cioè, non capisco. Dammi il telefono. Poi perché? Dammi il telefono. Voglio chiamare mia mamma. Non sto parlando. Stop. Voglio chiamare mia mamma. Chiedigli un secondo, va? Com'è la situa? No, perché veramente... Adesso mi sono veramente rotta le scatole. Aspetta che risponda. Mamma? Dimmi. Senti, ascolta, sono un attimino in una situazione un po', posso dire, di merda. Ascolta, sono venuta a casa qui dove mi hai detto. Ma sì? Io mi sto cagando addosso, mammi. Mi sto cagando addosso. Perché non mi hai detto? Sì. Perché non mi hai detto che c'era qualcosa di strano? Perché quando sono andata l'ultima volta che ero andata, mentre ero in bagno, ho avuto la sensazione che ci fosse qualcosa, qualcuno dallo specchio. Mi è sembrato di aver veduto qualcuno. Hai capito? Però tu non sei, più venuta qui. Ah, quindi non sai niente, non sai cosa ci sia, non è che mi hai mandato a morire e vai a rivederci. Ah, no. Ah, ok. Quando mai? No, però, ok. Quando mai? Ah, no, buon, volevo... Giura che non sai nient'altro. Niente, non so nient'altro, quello che so è questo, che ero andata lì. Sì, però... Poi, mentre sono andata, come ci sa... Mamma, sì, sei andata in bagno. Bagno. Va bene. E che ho avuto la sensazione che ci fosse qualcosa, qualcuno, e mi è sembrato dalla specie di vedere un'ombra. Ma che ansia! Hai capito? Ah, ok. Va bene, ok. Niente, volevo solo la conferma che non sapessi nient'altro di più. Va bene, mamma. No. Grazie. Dai, bene, ci sentiamo allora. Ciao. Ciao. Dico solo, sei già andata in bagno tu? Cosa? Non lo so, guarda, io ne ho veramente le palle piene. Di cosa? Ma di tutto, ma perché? Perché non posso avere una vita normale, una vita come tutte le altre persone? Mi devono sempre accadere cose strane, ma poi sempre nella mia famiglia. Ma io non capisco. Innanzitutto, no, è normale, non è anormale. Non è normale. Chi se ne frega, ognuno ha i suoi problemi. Ma non ho le palle piene, cioè io non ne posso più. Topo, non cioè è che... io vorrei una vita normale, una vita tranquilla. E già tu me la rendi movimentata e tutto con le tue idee, le tue cose. Io non capisco perché ogni volta deve essere sempre tutto così, cioè... Topo... Ho anche le scatole piene, vorrei stare tranquilla. Mi ascolti un secondo, anziché stare tranquilla. Guarda che non è che la gente... Ma sembra che ho una famiglia fuori di testa. Non hai una famiglia fuori di testa, allora... Sembra che sia tutto... sempre tutto a noi. Non è tutto a noi, semplicemente... E che la gente ti conosce. Le persone della tua famiglia sanno che persona sei. Sanno che non ti tiri mai indietro, che se c'è da dare una mano la dai e soprattutto, scusa se poco, sanno di poter contare su qualcuno, sanno di potersi fidare di qualcuno. E scusami, ma magari questi problemi ce l'hanno anche altre famiglie, ma non hanno tutti una Debbie. Questo è quello che ti rende speciale. Perché se non ci fosse una Debbie in questa famiglia, probabilmente queste persone si terrebbero dei grandi pesi dentro, dei grandi magoni, o non risolverebbero determinate cose, mentre se invece le persone si avvicinano a te... No, sono solo un peso, allora. Non sei un peso.
Assolutamente. Attiro proprio. Ma che attiri, ma che attiri, ma che attiri? Non attiri proprio niente. Ma pensa che bella cosa potersi fidare di una persona. Guarda che al mondo d'oggi non è una cosa scontata. Al mondo d'oggi non è una cosa scontata anche per un genitore avere una figlia dalla propria parte, una figlia che sa e che capisce. Topo, qua si tratta anche di capire. Non tutti, sai, sono disposti ad ascoltare. Tu sei una persona che ascolta molto e quindi le persone ti raccontano, si confidano, perché sanno che tu sei sempre pronta a dire ci sono. Tua madre aveva un dubbio, a chi doveva chiederlo? Al panettiere sotto casa? Gli diceva vai tu. Ma lo chiede a te perché conta su di te, non perché vuole lasciarti un peso. E questa è una cosa meravigliosa che pochi hanno. Perché dice che qua c'è bisogno di una voce, qualcosa che ha bisogno di una mano. Beh, cosa ne sai? Tanto, tanto da perdere non ce l'hai, nel senso, se capiamo che c'è qualcosa di veramente brutto, ce ne andiamo. Sì, ce ne andiamo prendendo un altro tipo di strada. E se invece c'è qualcosa, non so, che ha bisogno di aiuto, è tanta roba allora. Cerchiamo di capirlo. Cerchiamo di scoprirlo. Ma nessuno ti vuole dare un peso, o tantomeno sei tu un peso per gli altri. Anzi, sei una certezza. Andiamo in bagno. Stavo per dirti la stessa cosa. Andiamo a vedere cosa c'è. Eh no, perché a sto punto veramente sono, sono curioso. Non sono ancora andata in bagno. Che ma puzza. L'hai accesa tu la luce? No. Ah, è sempre stata accesa? Sì. Ah. Perché? Beh, c'è schifo? No, no, se è schifo non vado. No, no, per te non è schifo, però giusto direi paura, impressione. No, se ci sono ragni non vengo. Ragni schifosi, putridi. No, ma ecco un'altra cosa che mia mamma non mi ha detto. Ecco perché non hanno ancora venduto la casa. Si vede che Laura teneva dei bimbi. Ok. Che cazzo è sto dinosauro? Ci sono anche due tartarughe lì. No, ma le tartarughe non me ne fotte una mica. Ecco perché non hanno ancora venduto, perché devono prima trovare un posto per gli animali. Che schifo. È morto? No, non credo. Sarà in letargo, non voglio spaventare. Ma cos'è un drago barbuto? Che schifo, un drago barbuto. Non ci sarà mica un serpente, li vedo dalla pelle. No, che schifo, si è muove. Ma, controlla che sia chiuso, sigillato tutto. Ma sì, Paolo, è chiuso. Che schifo. E lo so, tu hai paura di queste cose. Ti ma giuro. Che bello, però. Ma non ho paura, mi fanno cagare tutte ste robe rugose. Guarda, sembra. Ma sembrano sono fatti. No, beh, no, di. Però sono animaletti teneri. Sì, ma sembrano fatti di pelle di gomiti. Guarda che respira. Guarda, ci sono anche due tartarughe qui. Ma se sapevo venivo in bagno prima. Beh, oddio, non lo so. Ah, è questo lo specchio. Ah, ecco perché tua madre ha detto che pisciando la vista. È davanti. Hai il rem? Sì. Ok. Me lo dai? Che così voglio provare. No, perché vorrei anche sentire attorno a me cosa succede. Farò anche qualche foto io, eh. Foto? Sì. Ma non filmi? No, no, filmo anche. Okay. Ma scatto anche delle foto. Va bene, prendi il telefono. Bosco. Mm-hmm. Bosco. Bosco. Cosa c'entra? Non lo so. Aspetta. Ok. C'è qualcuno qui? Aspetto. Aspetto. Aspetto o aspettare? Non lo so. Intanto scatto delle foto. Mi puoi dire chi sei? Cioè, ci puoi far capire chi sei? Affrontare.
Vuoi affrontarci? Ma sei un'entità cattiva? Si gira ancora di più qui. Gettare. Cosa? Gettare cosa? Gettare cosa? Mi puoi? Ma e? Puoi? Scusami. Aspetta, magari mi ci dice qualcosa. E? Non sappiamo neanche chi è. E ma gliel'ho chiesto. Ha iniziato subito a dire e levare. Ma porca miseria. Scusa, levare, gettare. C'è qualcosa qua dentro che non gli piace. Brava, ho pensato la stessa cosa. C'è qualcosa che gli dà profondamente fastidio. Sogno. Che sogno? Non mi parlate di sogni perché io... con sogni, sonnambulismi vari ho già dato. Quindi va bene così. Ma parla di me? Appunto, non lo so. Poi, se nel frattempo ci puoi dire chi sei, per favore. Stai calmo, perché non sappiamo se è buono o non buono, cos'è. Ma infatti... Cortile. Cioè, quella finestra dalla sul cortile? No, no, te lo giuro, ma nella mia testa è... Eventualmente... Cosa? No, niente. E sai quella notte tempo fa che ero sonnambula? Sogno. Ma penso che ce la ricordiamo tutti, Topo, hai trovato Infinitum. Sono andata nel giardino, nel cortile, non lo so, però non c'entra niente. Levare, gettare, cos'è stato? Che botta, ragazzi, che botta. Vieni qui in bagno. No, non andare, vieni qua. Ascoltami, io non so di che cosa stai parlando, se stai parlando di me, se mi conosci, se ci conosci. Esatto. Non ne ho la più pallida idea. Io vorrei provare ad avere un dialogo e vorrei che provassi a dirmi chi sei. Io sono la figlia di Anna. Anna è la figlia di Caterina. Caterina è mia nonna. Mia nonna era la sorella della nonna. Mi sto confondendo. No. Quella che è morta qua, tu dici? È la figlia della sorella di tua nonna. Ok, lì stavo arrivando. Madonna, ci ha impiegato 20 minuti. E ho capito suonare. Perché Beh, magari un modo per dire bussare. Stare. Ok, quindi ti fa piacere che siamo qua, cioè hai capito chi siamo? O comunque chi sono io? Sono comunque imparentata. Passi. No, ma la cosa strana, passi sul soffitto. Paolo, io prima ho detto giardino. Sai quando parlavo del sogno, cortile? Ho detto era un giardino più che un cortile. Ma scusami, no, allora è una tua parente perché sa tutto di te. E perché va a parlare di quella notte là? La notte d'Infinitum? Mano. Hai bisogno di una mano? Hai bisogno di una mano? Vuoi che gettiamo, leviamo qualcosa? Inoltre. Ah, non solo quello? Hai capito. Ok, mi dici cosa? Ti prego, mi hai detto certo prima, rispondimi. Esatto. Dimmi che cosa vuoi che gettiamo, perché se possiamo darti una mano te la diamo. Finestra. Perché flash? Dopo sto avendo un problema. No, che cosa sto avendo un problema. Ho l'orecchio che mi fischia tantissimo, fortissimo, sinistro. Azzurro. Perché è partito il flash? Non lo so, io sto avendo dei flash. Piccolo. Piccolo. Qualcosa di piccolo dobbiamo gettare. Scusa, fammi vedere un secondo. Io sto avendo dei flash, non so se esperienza.
Io sto avendo dei flash. Paolo, la prima cosa che ci è accaduta quando abbiamo giocato a Infinitum è si erano aperte le finestre. Dopo c'è qualcosa di brutto. Cosa vuol dire? C'è qualcuno dietro di te. Cosa stai dicendo? C'è qualcuno dietro di te. Dammi la posso? C'è qualcuno dietro di te. La sagoma, eh? La faccia? Qualcosa. Non è la mia ombra? No. Giurami che non è la no, mia no, ombra. No. Sei sicuro che non è la mia ombra? A me sembra la mia ombra. Ti dico che lì c'è una faccia. C'è qualcuno di nuovo lì. C'è qualcuno. Poi perché mi dovesse... Ma perché mi è partito il flash? Ho fatto 50 foto senza flash. Bravo. Hai capito? Tieni. Sei Teresa? O sei Laura? O sei qualche chiave? Chiave? Cosa chiave? Sei venuta qua dentro perché vuoi buttare, gettare, levare qualcosa? Ah. E dici cosa? Noi lo facciamo per te. Magari vuole che lo facciamo per lei. Dimmi qualcosa. Dimmi, fammi capire chi sto aiutando allora. Esatto, almeno perché... dire se sei la parente di Debbie. Conseguenza. E la conseguenza allora di cosa? Sei Teresa. Teresa? Sei tu? Teresa, sei tu? Aspetta un attimo. C'è qualcosa qui? C'è qualcosa qui? È vuoto. Casa. Ok. Casa. Casa. Però? Casa cosa? Questa? O casa mia? Perché se era la sorella di nonna ha vissuto in casa mia. Ah sì, è vero. Erano tutti lì. Certo. Papà. Suo papà. Suo papà è il mezzo busto. Con cui abbiamo parlato. Porca noi. Mia. È vero. Eh sì, è suo è papà. Vero, eh. È vero. Eh sì. È vero. È il tuo bisnonno. Quindi il papà di tua nonna. Bambina. Porca vacca. Era... E allora... È porca vacca. E allora è Teresa? E allora la sorella di tua nonna? Se sa queste cose è per forza lei. Ma per forza, sa tutto? Sì. Oh, porca miseria. Quindi la mamma di chi è morta qua? Croce. E Teresa? Vuole che la aiutiamo a gettare e a levare qualcosa da qui dentro. Ma cosa?